Percorrono strade ricche di storie e conoscono luoghi di spiritualità e di fede. Con zaino in spalle e cuore aperto, decine di giovani stanno partecipando al pellegrinaggio del PUF, diocesi di Pesaro Urbino Fano, organizzato dal servizio di pastorale giovanile e dalla comunità Papa Giovanni XXIII. I ragazzi, guidati da Don Steven Carboni, stanno affrontando i temi del coraggio del discepolo amato, dell'intimità, del suo stare sotto la croce, del suo vedere nella tomba vuota fino alla meraviglia della pesca miracolosa. Dopo la partenza da Urbino, domenica 5 agosto, il percorso si è snodato per Fermignano fino a raggiungere il santuario del Pelingo, poi dalla parrocchia di Acqualagna, attraversando Calmazzo, fino a salire al colle dei Cappuccini di Fossombrone. Martedì invece è stata la giornata più impegnativa. I ragazzi hanno percorso 26 chilometri da Fossombrone al santuario del Beato Sante a Monbaroccio. Il giorno successivo poi sono scesi a Fano, dove alle 18:30 in cattedrale il vescovo Trasarti ha celebrato una santa messa. Infine ieri sono ripartiti dalla chiesa del Carmine a Gimarra per arrivare a Pesaro, dove è stato l'arcivescovo Piero Coccia a presiedere la santa messa. Ma il viaggio non è finito qui. Questa mattina infatti i ragazzi ci hanno inviato un video raccontandoci in breve questa grande esperienza di vita e di preghiera. Allora, finalmente siamo qui e lo chiediamo... Miki, dove siamo noi adesso? A? Loreto. A Loreto, siamo arrivati a Loreto finalmente, stamattina col pullman, ma siamo partiti domenica da Urbino, ci siamo fatti le tre diocesi a piedi, più di 100 chilometri, passando per il Pelingo, Acqualagna, Fossombrone, Monbaroccio, Cucurano, Montegiove, Fano, Ronco, San Baccio, Pesaro, l'abbiamo dette tutte, le salite e le discese, ieri sera... Ieri sera abbiamo concluso il nostro pellegrinaggio del PUF con tutti i 140 giovani che hanno vissuto questa bellissima esperienza di pellegrinaggio, accolti dalle famiglie in ogni dove, in tutte le tappe che abbiamo detto. E adesso siamo qui a Loreto per incontrarci con tutti gli altri giovani delle Marche. Stasera vivremo la veglia regionale di preghiera alle 21 in Basilica della Santa Casa e domani tutti in partenza per Roma, perché ci aspetta Papa Francesco con tutti i giovani italiani. Andiamo a pregare per il Sinodo dei Vescovi e continuate a seguirci, pregate per noi. Grazie. Ciao.